Salve, salve da Marco Calabro. Per conto di Alleanza Immobiliare ci troviamo oggi a Roma, siamo al Moa Casa in uno stand di Arredamenti Pastore. Arredamenti Pastore ha una storia importante nel oltre mezzo secolo nell'arredamento a Roma. Si trova sulla via Casilina al chilometro 20 e 300, praticamente proprio di fronte all'ultima fermata e la Pantano, l'ultima fermata della nuova metropolitana romana, la linea C. Quello che stiamo vedendo è lo stand che Arredamenti Pastore ha realizzato in collaborazione con Tommasella, abbiamo visto adesso il nome, che è uno dei nomi storici dell'arredamento italiano. Andiamo a vedere quello che ci sta proponendo Arredamenti Pastore in questo stand realizzato con Tommasella. Tommasella è un'azienda che ha sempre avuto nella sua storia una grande considerazione legata al discorso del design e delle rifiniture. Vediamo infatti che la cura dei particolari è sempre estremamente curata. Vediamo quest'anno che stanno andando questo tipo di maniglie, che vediamo anche qui da Tommasella, che stiamo vedendo, ricordo, da Arredamenti Pastore. Questo sistema che viene anche riproposto nel comodino, e questo letto, che è un letto che come sempre vede particolari molto gradevoli della lavorazione del legno che sono caratteristici di questo brand di Tommasella. Vediamo il particolare qua, per esempio, fra il longherone e la pediera del letto, che vengono combinati con questa soluzione di testata imbottita. Vediamo l'armadio. L'armadio sicuramente è un armadio fortemente personalizzato da questa serie di cassetti che ne compongono la parte bassa, con praticamente delle maniglie a gola che sono estremamente gradevoli, e non so se riusciamo a vedere attraverso la videocamera questa, sì, forse si vede un pochettino, questo effetto che viene dato alle antine. Ecco qua, vediamo in questa soluzione che vede il televisore è sfruttabile in modo, evidentemente qua nello stand per un problema di praticità non è stato posto l'armadio di fronte al letto, però nasce con l'idea di proporre il televisore all'interno dell'armadio, quando l'armadio si pone, così come normalmente si fa negli appartamenti, di fronte al letto. Vediamo adesso la zona giorno, una zona giorno che è sicuramente gradevole, come Tommasella ci ha insegnato. Ricordiamoci che quest'anno qui al Moa Casa lo stand Tommasella ce lo sta presentando Arredamenti Pastore. Vediamo questi pensili che creano questo movimento. Proseguo all'interno dello stand. Molto piacevole questa maglia con questo particolare a giorno, che qui viene abbinata con questa libreria, dove lo spessore dei ripiani caratterizza fortemente il mobile. Proseguo all'interno dello stand, vediamo questo tavolo. Ecco un altro mobile dove viene utilizzata questo tipo di separazione fra i due elementi. Proseguo. Ecco un'altra zona giorno, dove viene presentata, cosa che irrobustisce sicuramente notevolmente il mobile, questa colonna,
il piano televisore e vediamo lì degli elementi che hanno anch'essi, così come abbiamo visto nella Madia antecedentemente, questa forma inclinata. Proseguo, siamo sempre all'interno dello stand. Ricordiamoci Arredamenti Pastore, che quest'anno sta proponendo Tomasella, che è un nome storico dell'arredamento in Italia. Proseguo, ecco un'armadiatura a specchio dove vediamo il televisore collocato all'interno della struttura. Ecco un'altra zona notte, anche in questo caso particolari, sempre estremamente gradevoli quelle che ci propone Tomasella, che vengono anche in questo caso abbinati con una testiera soffice imbottita. Un comodino in una versione più tradizionale, un comodino in una versione sicuramente un pochino più all'avanguardia. È il comò che segue l'idea del comodino. Proseguo, sempre all'interno dello stand. E vado verso la zona, l'ultima zona giorno di questo stand. Eccola qua, dove abbiamo un'idea più completa di arredamento immobile. Vediamo infatti che è una parete veramente completa. Funziona da credenza, funziona da libreria, funziona da porta TV. E qui chiudiamo nell'ultima zona notte, sempre proposta da Tomasella, all'interno dello stand realizzato da Arredamenti Pastore. Un bel letto in legno, ricordiamoci che il legno è sempre stata una tradizione importante per Tomasella. Vediamo i particolari di questo comodino, che vengono poi successivamente incontrati anche nel comò. Scusate l'ombra sul comò. Grazie sempre per ascoltare i video di Alleanza Mobiliere e arrivederci al prossimo video.